Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Io fin da piccolo sono sempre stato affascinato dagli animali e guardavo spesso i documentari scientifici sugli animali per imparare qualcosa di più su di essi. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri del regno animale. Volevo parlarvi di alcuni animali che sono poco conosciuti. Uno fra tutti, il fratino, detto il nome scientifico Caradrius alexandrinus. Si tratta di un uccello appartenente alla famiglia dei Caradridi, un tramboliere, ovvero che ha delle zampe lunghe e sottili, che vive nelle zone lagunari, anche nelle zone di mare e vicino i fiumi. Esso è simbolo di buono stato di igiene e salute. Avvistarne uno vicino una spiaggia significa che quel luogo è pulito. Ovviamente vive nelle zone caldo umido, nelle zone calde e umide. Soprattutto vicino delle dune di sabbia, nidifica sul terreno, scavando una fossa e mettendo al massimo tre uova. È un animale che è molto unito, cioè intendo dire con la famiglia, intendo dire un animale che una volta che si accoppia, il maschio e la femmina stanno sempre insieme fino alla morte. Covano assieme le uova, difendono le loro uova dai predatori, vale a dire dai falchi e dai gabbiani, fingendo di avere un'ala spezzata, attirando la loro attenzione e distogliendola dalle proprie uova. Non è mai presente dove c'è inquinamento, dove ci sono discariche e dove ci sono presenze di ruspe. È un animale purtroppo ad alto rischio di estinzione che va salvaguardato, come tenendo pulito le spiagge e tenendo pulita anche i luoghi naturali. Un altro animale, adesso qua vi parlo di vari animali poco conosciuti, è il cavaliere d'Italia. Ah, ho dimenticato di dire anche della leggenda del Caradrio. Siccome questo è un canale dove parlo anche di miti e leggende, secondo Plinio il Vecchio e secondo anche altri studiosi antichi, il caradrio era un uccello che andava sempre nelle corti reali e soprattutto quando qualcuno stava male, assorbendo tutti i mali di quella persona, volando poi verso il sole, bruciava tutte le malattie e tutti i mali di quella persona, eliminandoli del tutto. Adesso invece vi devo parlare di un altro animale, anche un uccello, il cavaliere d'Italia, anch'esso un trampoliere, vive soprattutto nella laguna di Venezia, a volte migra in alcune nazioni dell'Africa. Il trampoliere d'Italia è anche conosciuto perché il maschio ha un piumaggio bianco sul petto e sull'addome e nero sul dorso, mentre la femmina, anziché il nero sul dorso, ce l'ha marrone chiaro.
Ha un becco allungato e delle zampe lunghe, nere, mentre la femmina ce le ha marroni. Nidifica a terra come il fratino, sempre dell'ordine dei Caradridi, e hanno un rituale di corteggiamento bello da vedere, quasi una danza attorno alla propria femmina da corteggiare, una sorta di abbraccio con le ali e quasi dei pizzichi con il becco e a volte anche delle beccate sull'acqua. È un animale che si nutre principalmente di vermi, di molluschi e di insetti. E anche la sua presenza è indice di buona igiene di quel luogo. Pure esso è un animale da salvaguardare e da proteggere. Ha un corpo tozzo e il collo è basso, non come i fenicotteri, le gru e le cicogne, che sono anch'essi dei trampolieri. Altri animali di cui vorrei parlare è il banaloglosso. Questo animale vermiforme dal colore giallognolo, a volte brunastro, vive nei fondali marini, vive sotto la sabbia, ovviamente si nutre di plancton, e è suddiviso in tre parti. La proboscide, che è anche una lingua, di cui all'estremità c'è una bocca, un collare e poi la parte ventrale. Banaloglossus, ghiandola, lingua. È un animale che è rarissimo da vedere, però molto affascinante. Altri animali di cui volevo parlare sempre in questo video è l'oritteropo, detto anche maiale di terra o orso delle formiche, è un ungulato, cioè che cammina sulle unghie, che ha degli unghioni, a questo punto gli servono per scavare il terreno. Le zampe anteriori ne hanno 4, le zampe posteriori, cioè di dita. Le zampe anteriori hanno 4 dita con 4 unghioni, e le zampe posteriori hanno 5 dita con gli unghioni un po' di forma ridotta, che servono comunque per scavare nel terreno e trovare formiche o scarafaggi. Mangia circa 20 grammi di formiche al giorno, ha una lingua lunga, stretta e appiccicosa, un muso stretto e allungato, ricorda quasi quello del maiale, soprattutto per le narici. È comunque appartenente alla famiglia degli sdentati, ma vive soprattutto in Africa. A volte viene anche commercializzato per le sue carni. Un animale poco conosciuto, e come tutti gli animali poco conosciuti, è sempre bello da parlarne. Ha anche una coda abbastanza lunga, della stessa famiglia dei formichieri e dei bradipi. Un altro animale, l'ultimo animale che volevo parlare, è il pangolino. È conosciuto come l'unico mammifero corazzato vivente. È famoso soprattutto per le sue scaglie, stavo per dire squame, non ho sbagliato.
Le sue squame sono di cheratina, la stessa sostanza delle unghie e dei capelli. È uno sdentato, come i formichieri, come l'oriteropo, come l'armadillo. È un po' simile all'armadillo, e anche non proprio dei bradipi, però è della stessa famiglia dei bradipi. Purtroppo viene commercializzato per le sue carni e anche perché si crede che le sue squame sono curative, anche se poi non credo sia vero. Purtroppo non sono un medico, però sono un appassionato di animali sin dalla mia prima infanzia. Purtroppo è un animale ad altissimo rischio di estinzione e purtroppo è stato considerato, assieme al pipistrello, una delle cause del Covid-19. Covid-19, ma non ha nulla a che vedere, spero di no. Così come tutti gli sdentati, ha una lingua lunga, appiccicosa e affusolata che gli servono per mangiare formiche e termiti. Bene amici, con questo sugli animali poco conosciuti è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.